Maurizio Dallò. Maurizio, formazione dell'Atalanta, leggimela come solo tu sai fare. La formazione dell'Atalanta è Musso tra i pali, detto anche Pippo Musso, perché ultimamente indossa guanti bianchi e scarpette bianche, sembra proprio Pippo. Poi Palomino, Demiral e Darun nei tre della difesa. Poi Omele, ancora una volta presente insieme a KP7 che è Kopmeiner, l'11 che è Freuler e Zappacosta 77. Poi c'è Pasaric alle spalle di Iricic e Zapatown. Ah, Luca, tu ovviamente avrai un occhio all'Atalanta, ma un occhio, scusami, alla Juve, ma un occhio anche un occhio a Cristiano Ronaldo cam in carpone. È la prima volta che Ronaldo torna a Milano. Solo su Ronaldo, anche su Pogba. In Italia gioca Ronaldo. Paul, certo che gioca. Paul non abbiamo neanche bisogno di guardarlo, cioè nel senso. Gran gol di Dybala al terzo tentativo sul primo palo, che avevamo raccontato, un doppio rimpallo, poi palo pieno con il destro dal limite, sfortunato palo interno, e poi nuova occasione due minuti dopo, arriva di gran carriera Dybala, che aveva effettuato anche poco fa un grande assist in mezzo, controbalzo proprio dal dischetto, fa rimbalzare la palla per terra, si impenna in mista, se ne va Zappa, da sviluppo d'angolo, 1-0 Juventus, Paolo Dybala, Iricic, gol, ha segnato la zia, che grande gol, zia, stiamo vincendo, ma che gol abbiamo fatto, ha segnato la zia, ma viva la signora Giovanna, viva Mondo Flex, tutti a salutare la zia Iricic, gol. Un bel momento per entrambe, perché quasi contemporaneamente la sbloccano sia la Juve che l'Atalanta. Atalanta Juventus 1, Zenit 0, ma anche Atalanta 1, Manchester United 0, gol di Iličić. Aspetta, Maurizio, perché lo controllano? Controllano la palla. Solo Dallò ha visto bene. Gol! E quindi è come se ne avessimo fatti due! Gol! È come se ne avessimo fatti due! Vale double! Gol! La zia Joseph fa così con la pareggio calza. Dello Zenit. Autogol surreale, sfortunatissimo di Bonucci. Cross dalla sinistra, offensiva dello Zenit. Bonucci stacca e la mette sotto l'incrocio. Di testa. Quindi Juventus 1, Zenit 1, una partita che era fino a qualche secondo fa non dominata completamente dalla Juventus, viene rovinata da sfortunato colpo di testa di Bonucci. Szczęsny poteva fare qualcosina in più. Però vedi cosa succede, Federica, io l'ho accennato prima. Morata, porta vuota, lo dico io, nutro una simpatia diciamo naturale per Morata, però poi bisogna giudicare anche il suo periodo, anche di quest'anno. Porta vuota, alza una palla comoda, che non è un rigore, è più facile anche un rigore perché in corsa, l'alza sopra e la palla è il 2-0, lo Zenit è in totale difficoltà, hai fatto il quinto tiro in porta in 5 minuti, Dybala stava imperversando e poi da quella palla che non ti entra, adesso devi rigiocare la partita da capo. Non lo mollare, 4 minuti di recupero addirittura, abbiamo detto, la prende McTominay, ancora palla sulla linea verde della tre quarti campo, il pallone per Bruno Fernandes, non sbagliamo, CR7, palla dentro, ti prego, gol! Che bello! Ed è arrivato il gol del Manchester United proprio nei minuti di recupero, segna Cristiano Ronaldo che esulta al suo modo col Siu. Bello. Che gli juventini erano abituati a vedere, è curioso anche tutta l'azione. Maurizio, chi ha segnato? Bellissimo. Chi me lo racconta il gol? Perché Maurizio non è in condizione. Fine primo tempo a Torino, palla a terra, una serie di Cristiano Ronaldo, Greenwood, colpo di tacco di McTominay e Cristiano Ronaldo, di Bruno Fernandes, chiedo scusa, Cristiano Ronaldo solo davanti a Musso, la deposita sul primo palo, ma ormai era gol scritto. Allora è stata un'azione un paio di secondi bellissima. Hanno spostato 5 volte il pallone. Sì, con un assist di prima palla bassa in mezzo ai difensori dell'Atalanta in area. Che non sanno che sta arrivando anche un gol nello girone dell'Atalanta tra Villarreal e Young Boy, però intanto guardate cosa sta succedendo in studio, la disperazione dei miei tifosi bianconeri, perché avevamo tanto esaltato Dybala. Lo fa ribattere. E allora, guarda Walter come sei ripreso, sai il pupazzone che gonfia tu. Questo è un miracolo, è solo un miracolo in studio, perché
perché erano semi-morti. Bisognerebbe creare un meme. Sono resuscitati. Io sono rimasto. No, perché noi non possiamo... Cioè, sì, ma... Passate in vantaggio la Juventus, non ce la fanno neanche ad esultare. Perché ma come posso esultare? Che, cioè, voleva il rigore. Rigore, rigore per la Juventus, fallo su Chiesa. Tira Dybala. Fuori il rigore di Cabrini al Mondiale 82, uguale. Ma io non uguale ho capito perché hanno fatto sai, te lo ricordi il rigore di Cabrini in finale? Non me lo ricordo, non ero neanche nata. Beh, nei però, lontani pensieri. Il rigore di Cabrini 82, sono andata io ricordo gli smoccoli di mio padre. Non ero ancora nata. L'arbitro dice invasione di area da parte di due giocatori dello Zenit. E c'era? Perché... Sì, uno era un passo e mezzo dentro e l'altro era un mezzo passo no, dentro. C'era, se era succede a me mi butto non dentro. C'erano giocatori della Juventus in area. Ritira Dybala, sceglie lo stesso angolo e questa mamma volta mia. Prende praticamente la parte quasi interna del palo e la palla entra, mi ha fatto perdere due battiti comunque. Sì, 2-1 Juventus. È una bellissima serata a Bergamo perché l'Atalanta va in gol. Una lunga consultazione, tutti bevevano il caffè Agostani, ma una lunga consultazione e qui no, quell'arbitro ha detto gol e ha segnato Zappatown. Zitta, vado in gita. Ego, 2-1 per noi. Ciao. Ah no, devo girare il materasso, aspetta. Sì, perché nel mese. Signora Maria, domani vengo a prendere le ciabatte. Nel mentre si cercava di capire se il gol fosse buono o meno, qualcuno si è anche addormentato sui materassi. Me lo sentivo nel cuore. Mondo Flex, Maurizio. L'Atalanta c'è, Maurizio Dall'O è stracarico e adesso siamo Maurizio devi dare il meglio di te perché siamo al 60esimo, la partita è ancora lunga. E devi tenere questo risultato. E questi sono i gol di Federico Chiesa. E questi sono i gol di Federico Chiesa. Pum, bastonata. Juve che merita il 3-1. Traversa clamorosa. Di McKennie poco fatto fa. Un'azione laterale da parte dell'Atalanta. Gestiamo i palloni, non li sprechiamo, ragazzi. 82esimo. Siamo 2-1 allo stadio Gevis di Bergamo. Ma Ronaldo, scusatemi, ancora in campo. Palla mi messa giù, scusami. Lo scambio, la palla mi è data ancora non a me. Nominarlo. Esatto, non nominarlo perché è un demone se lo nomini a fare. Eh no, è vero. Cos'è? Cioè io non credo lo nomino che... in vano. No, è che se lo United ha una speranza, so. È lui. Pallone, cercano di salire ancora loro. Penso che sia Sancho con la palla al piede. Vi prego, fate massima attenzione. Palla ancora Van de Beek. La sbagliano. Tirala via. Ma si può non cacciare via quel pallone? Tiralo via. Via. Sta mamma mia, cosa ha fatto? Ma guarda che è pazzesco! No, non è possibile. Pareggio di Cristiano Ronaldo, è arrivato, assurdo! Sì, davvero! È pazzesco! È arrivato il... Ha fatto un gol pazzesco! Pareggio del Manchester United, ancora ha fatto lui! Un gol Cristiano pazzesco. Ronaldo si mette da solo in punizione, Maurizio Dall'O non pazzesco. Andare a infierire, è pensavo pazzesco. Volesse andare da Dall'O. L'ha fatto tutto lui questo! Come il primo una bellissima ha fatto azione. Tutto ma basta sì. Cacciarla via la dal palla dal nulla si è inventato tutta. Aspettate. L'azione dal nulla gol assurdo sì, decisamente me lo racconta Mauro perché Dall'O un gol in pazzesco non è in condizione di allora lo United non ha mai organizzato una vera e propria reazione sì. Al gol del 2-1 dell'Atalanta su azioni sporadiche molli l'Atalanta avrebbe nettamente meritato di vincere a un certo punto palla al limite lui si inventa una giocata scambia con un compagno, serie di rimpalli, poi il compagno, credo Greenwood, gliela... No, glielo annullano. Lo controllano, io spero per Maurizio Dall'O che il gol, ma anche per l'Atalanta ovviamente, il gol venga annullato. Però ma è un gol pazzesco, un tiro Ronaldo, al volo in mezzo a una selva di gambe. Cristiano Ronaldo è riuscito a tirare tra tre giocatori dell'Atalanta che erano anche piazzati bene e la palla no, è passata tra... I due giocatori dell'Atalanta ha battuto ovviamente Musso. Gol convalidato, quindi Atalanta 2, Manchester United 2. Adesso vi faccio giocatore, vedere anche... Giocatore finito. Io sai cosa farei? Proverei a mettere Ronaldo nella Juve e vedere se per la Champions giocatore finito per il tuo allenatore non andava più bene.
Io non l'ho visto, io ascolto Suma. Però Suma, quando li segnava la Juve, non erano pazzeschi. Siamo sul pezzo. Conte, hai voglia di litigare con me? Non l'ho visto. Vi stoppo perché devo andare a Maurizio. Sto facendo il cronista. Maurizio, riguardatelo. Due minuti alla fine, sì, viviamo. Che non è ancora finito. La palla viene rimessa in gioco, sì, no, c'è gli applausi dei tifosi dell'Atalanta. Ma credetemi, c'è anche amarezza perché questa partita era vinta. Era vinta. C'è intanto Cristiano Ronaldo che dice allungatemela che la faccio un altro, tanto perché lui è poco fortunato. Il pallone viene lanciato lungo, ma è finita la partita, dai. Finisce 2-2. Ronaldo salva lo United e agguanta il pareggio contro un Atalanta. Chapeau dall'O, perché questa Atalanta è stata davvero bella. Vince invece la Juventus per 4-2 contro lo Zenit. Tutti i ragazzi sotto la curva a festeggiare con i tifosi. Cori per Dybala, mi segnalava Nicola Gallo dallo stadio. Una vittoria.